Abbiamo fatto appunto un pareggio a Cosedico molto, molto tirato, insomma, che ce lo siamo meritati, diciamo, perché è un periodo che stiamo allenando bene e appunto arrivare a fare un pareggio con una signora squadra è stato tanta roba per noi. Poi appunto la vittoria di Maniago era fondamentale perché appunto una diretta concorrente. Sì, beh, sicuramente quelle, guardando la classifica attuale, che sono più o meno pari con noi e sotto. Dopo si sa che nel calcio ogni partita è una battaglia, insomma, puoi vincere con la prima e perdere con l'ultima, perciò dobbiamo giocare a mille tutte le partite e giocarcela con tutti. Non abbiamo paura di nessuno. Le squadre sono bene o male quelle e anche lì tante squadre che sono rinforzate anche dell'anno scorso, perciò il livello forse è leggermente più alto, ma anche noi siamo più gruppo, siamo cresciuti anche noi, abbiamo fatto appunto nuovi acquisti, perciò siamo pronti. Sì, abbiamo perso appunto giocatori che secondo me erano molto molto importanti e comunque appunto avendo appreso questi due nuovi giocatori più aver fatto crescere i giovani della società, stiamo facendo bene, siamo rimasti uniti e proviamo a fare i risultati, insomma. C'ha i suoi pro e i suoi contro, perché, ad esempio, i pro magari siamo sempre con la testa appunto alle partite, e ci alleniamo bene, giochiamo tanto, abbiamo più ritmo, e invece dei contro che appunto gente che lavora come noi, far 3 ore di viaggio il martedì magari per andare a giocare non è facile, dover prendersi mezza giornata e tutto. E poi anche per magari degli acciacchi che abbiamo meno tempo per recuperare, sarebbe importante recuperare meglio, ma va bene così. No, purtroppo l'abitudine ce la facciamo perché appunto è da tanto tempo che giochiamo senza, però a una società come la nostra dove siamo molto seguiti, sentire il calore del pubblico è importante, insomma, e giocare senza non è come prima, insomma. Sì, da quando sono arrivato qua, beh, appunto eravamo una squadra di media classifica in C1, perciò adesso arrivare a salvarsi in Serie B vuol dire che un lavoro è stato fatto e è stato raggiunto. Perciò sono molto soddisfatto di questo, appunto, di aver partecipato anche a questa crescita della squadra. Niente, sono fiero di essere qua. Innanzitutto partiamo dal presupposto che per arrivare a queste categorie bisogna essere seguiti in tutto e per tutto da società, da sponsor e da vari aiuti. Perciò qua da noi, insomma, non è molto semplice, anche perché calcio 5 non è visto come il calcio o come è visto in altre regioni. Perciò abbiamo sempre fatto fatica e magari non avendo neanche un bacino molto grande, insomma, da poter prendere giocatori, come ad esempio lui al Veneto, che a calcio 5 iniziano a giocare da bambini, qua da noi è più difficile, insomma, perciò noi ci abbiamo provato, ce la stiamo facendo e sono convinto che riusciremo a farcela, insomma. Sì, esatto, mi sento ancora con i miei ex compagni, magari che giocano in C1 e mi ritengo molto fortunato e anche loro mi invidiano molto perché appunto non riusciamo a giocare. Siamo contenti e speriamo che, insomma, di continuare a giocare. Sì, io sono convinto che ci riusciamo, sono convinto, ce la mettiamo tutta, non ho ancora detto nulla, però appunto siamo qua tutti i giorni a lottare per arrivare a questo obiettivo.